Italia e poi Filippone Radio Coro. Buongiorno Presidente, mi scuso per la voce, proverò a fare la domanda, sono l'ultimo, sarò breve, anche per colpa della mia voce. Le volevo chiedere, lei ha usato in questa conferenza stampa diverse volte il termine coraggio, il suo governo è stato coraggioso, lei stessa si è messa in campo in prima persona con coraggio, considerando che lei ha realizzato in qualche maniera l'affermazione per la prima volta di una leadership femminile, prima a livello di partito, poi a livello diciamo di governo, quello che le chiedo, al di là delle implicazioni che questo processo di affermazione femminile avrà sull'opposizione, perché ci sono dei movimenti in atto che si spera, tutti speriamo che vadano a termine, lei ritiene che questa sua in qualche maniera crescita, questa sua presenza al vertice dello Stato possa in qualche maniera incoraggiare anche le donne in un processo culturale non solo di emancipazione, mi riferisco all'affermazione ad esempio nelle grandi imprese oppure nella pubblica amministrazione, ma arrivo perfino a pensare che possa essere, come dire, una sprone anche sul fronte della denuncia rispetto a quella che è un'altra tematica che apparentemente non c'entra col potere ma che ha molto a che fare con la donna e con l'emancipazione culturale della donna. Grazie. Grazie, lo spero, nel senso che io ho avuto delle volte l'impressione che le donne, che noi donne fossimo le prime vittime dei tabù che ci erano stati imposti. Questo anche l'ho detto tante volte, no? Cioè ci sono alcune cose che noi abbiamo salutato come se fossero delle vittorie, che secondo me non lo erano. Tutto quello che in qualche maniera era come se disegnasse per le donne un campo, parlo della politica per esempio, no? Un campo di battaglia alternativo, come se fosse un altro campionato. La competizione è competizione se competo a 360 gradi. Ma questo vuol dire anche che non devo aspettarmi che gli altri mi regalino qualcosa. Che l'altro errore che delle volte, diciamo atteggiamento io non ho condiviso, no, che ho visto da parte delle colleghe, un partito femminile perché è stato deciso, un uomo ha deciso che io posso fare una cosa. Nella competizione vera nessuno ti regala niente. E se vuoi essere un leader non puoi aspettare di esserci messo da sopra. Ci devi essere messo per forza da sotto. In questo, diciamo, spero che si possa trovare una, che si possa avere una maggiore consapevolezza, cioè la voglia di dimostrare di più rispetto all'accontentarsi delle quote o degli spazi che sono dovuti. Perché niente è dovuto in quello che cambia. È sempre quanto tu hai lavorato per guadagnartelo e quanto hai dimostrato per guadagnartelo. Almeno io la vedo così. E è anche la vera parità. Prima di dare la parola all'ultima collega per l'ultima domanda, voglio ringraziare la Presidente perché ha dimostrato doti di resistenza fisica veramente straordinarie. E intrattengo per un secondo per darle tempo di recuperare anche e poter bere un altro goccio d'acqua. E ce la farò. E l'ultima domanda, QN Quotidiano Nazionale, no, è Antonella Filippone Radio Coro, era prima. Che aveva annunciato. Ho saltato ancora, scusate, chiedo scusa. Nicola Filippone Radio Coro e poi Antonella.